Amici telespettatori, ben ritrovati. Questo è 19 Live, come sempre gli approfondimenti che noi curiamo per cercare di saperne un po' di più. Le facciamo naturalmente anche in funzione di alcune notizie, alcuni fatti che sono predominanti in questo periodo. Lo facciamo in relazione alle prossime elezioni del Rettorato dell'Università di Palermo. Abbiamo già sentito in precedenti trasmissioni i due candidati, vi ricordo Massimo Midiri, il professor Massimo Midiri, ordinario di diagnostica per immagini e radioterapie, e il professor Francesco Vitale, ordinario di igiene generale applicata. Li abbiamo sentiti e hanno presentato i loro programmi. Grazie al coordinamento del professor Francesco Tulone, che saluto naturalmente e ringrazio come sempre. Oggi ci concentreremo naturalmente sull'altra voce importante, non meno sicuramente, del rettore prossimo, che è il comparto studentesco. Lo facciamo perché il nostro uno dei nostri slogan è sicuramente diamo voce a chi voce di solito non ha, e quindi lo facciamo con tanto piacere. Allora, saluto in questa prima parte alcuni dei rappresentanti, che sono Andrea Balsamello, Adelaide Carista ed Emanuele Nasello. Ben trovati a tutti e tre. Grazie, grazie. Buonasera. Allora, devo chiedervi cortesemente, naturalmente, ogni volta che siete chiamati a rispondere, ovviamente gli altri tengano il microfono dello Skype, visto che i nostri collegamenti vanno in Skype, spento, in modo che così non rientrano dei rumori. Ma questo voi lo sapete già, siete universitari, insomma, è anche superfluo ricordarvelo. Allora, professor Tulone, vuole fare un'apertura di quelli che lei ha studiato, naturalmente, i due programmi dei due candidati, è stato anche il coordinatore, insomma, di questi primi due incontri, e quindi non meglio di lei, naturalmente, può evidenziare e lanciare gli input ai nostri amici protagonisti di quest'oggi, che sono i rappresentanti degli universitari. Grazie Roberto, io ho ascoltato con interesse i due candidati e abbiamo fatto delle domande che riguardano i nuovi investimenti che il nuovo rettore farà per la nostra università, e investimenti nell'organico ma anche nelle strutture, nella disponibilità, nel far coinvolgere sempre meglio, sempre più i nostri studenti. Quindi, in effetti, adesso la domanda che io farei a tutti i nostri studenti sarà esattamente quella: cosa vi aspettate dalla nuova gestione dell'università? Cosa effettivamente è richiesto dalle vostre associazioni degli studenti? Vediamo un attimo di capire insieme la vostra opinione sui due programmi, se ci sono differenze sostanziali e soprattutto cos'è l'università per voi, cosa deve essere, cosa sarà rispetto al passato, le differenze. Naturalmente siamo convinti che questi rappresentanti conoscono i due programmi e quindi li avranno sicuramente studiati anche. Allora, partiamo proprio da questo. Giustamente il professor Tulone ci diceva. Allora, facciamo a giro, intanto inizierei con Andrea Balsamello, che ci dice intanto qual è la priorità assoluta di intervento che deve fare il magnifico rettore, visto che vi diamo una buona notizia, entrambi i due candidati ci hanno detto che economicamente, finanziariamente l'università è in salute, quindi questo è intanto per iniziare. Ma quali sono, datemi la prima e più importante priorità per voi. Balsamello. Assolutamente, infatti dall'ultimo bilancio di gestione si è visto che comunque l'Ateneo è perfettamente in salute, quindi si può permettere di spendere e di investire. Sicuramente dovremmo investire sull'internazionalizzazione dell'Ateneo stesso, infatti diventare un Ateneo internazionale è secondo me il primo punto che ci permetterebbe a tutti noi studenti di migliorare la nostra qualità di studi. Tutti e due, infatti, i rettori si pongono questo obiettivo che è molto importante. Poi, da studente di area medica quale sono, e quindi anche i rettori che escono comunque dalla mia stessa area, entrambi, sicuramente di porre maggiore attenzione a quello che è il policlinico universitario, e quindi magari ad andare ad aumentare quelle che sono le borse per gli specializzandi,
un punto secondo me molto importante, e poi ha la questione dei tirocini. I tirocini che sono la base, il nostro pane quotidiano per tutti gli studenti di area medica, quindi investire sempre di più sui tirocini. Internazionalizzare, questo lei prenda note, Tulone, perché poi queste dichiarazioni dei nostri amici li faremo sentire nel confronto dei due candidati che faremo a brevissimo. Andiamo a Adelaide Carista, che ci dice lei quali, secondo il suo punto di vista, è la priorità assoluta. Adelaide? Eccola, Sì, sì. buonasera. Per me il punto cruciale per lo sviluppo, ecco, della nuova gestione di questo Stato è il rapporto con le aziende. Quindi l'università dovrebbe ancora di più sviluppare un tramite tra quello che è il percorso accademico degli studenti all'interno dei vari corsi di laurea è il netto collegamento che ci deve essere con le industrie, con le aziende o con enti associati che possono in qualche modo portare gli studenti neolaureati ad entrare in contatto sin da subito col mondo del lavoro. Questo per me deve essere fondamentale, a partire già, come anticipava Andrea, con i tirocini che noi possiamo tranquillamente svolgere all'interno di aziende. È che sicuramente ci possono dare un quiz in più per poter poi mettere in campo le conoscenze acquisite durante il percorso accademico in quello che è il mondo del lavoro. Bene, allora mondo del lavoro, ne abbiamo parlato con i candidati, insomma poi avrete la possibilità anche di riascoltarli. E passiamo alla priorità per Emanuele Nasello. Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda il mio punto di vista, io credo che l'Ateneo debba mettere in campo delle risorse necessariamente nell'ambito del diritto allo studio. E inevitabilmente è un mio cruccio perché appunto rappresento gli studenti all'interno di un altro ente che lavora comunque a stretto giro con l'università, che è l'ente regionale per il diritto allo studio universitario. E quindi ritengo che l'Ateneo debba creare un tavolo, comunque un collegamento permanente con il nostro ente, comunque con tutti gli altri enti che si occupano di diritto allo studio, per cercare di dare quanto più possibile agli studenti meritevoli e privi di mezzi, adempiendo a quello che è l'articolo 34 della Costituzione. Quindi, diciamo, la mia priorità è diritto allo studio. Diritto allo studio, quindi internazionalizzare il lavoro, diritto allo studio, già tre punti che sono fondamentali e ne abbiamo parlato anche con i candidati. Professor Tulone, deve riaprire il microfono, professore. Vedo, lei con la DAD, diciamo, dovrebbe essere Eccomi abituato. qua. Ecco qua, Sì. allora. E su ogni argomento, chiaramente ogni candidato si è espresso con la grande volontà di voler fare e voler far bene per l'Ateneo. Però io volevo anche chiedere ai ragazzi, la DAD nell'internazionalizzazione è stata considerata anche da voi come una delle possibili chance per aprire a nuove metodologie anche di supporto, chiaramente, della didattica, o l'idea della DAD è stata scartata totalmente dalla componente studentesca? Altro fatto, diritto all'alloggio e il No, diritto. aspetti, Tulone, mi Sì, faccia una fare il domanda alla giro, volta. facciamo una domanda Va per bene? volta, altrimenti, dico, non è che li possiamo già stressati dalla DAD tutto quest'anno, non li facciamo stressare così. Allora, Balsamello, la prima domanda naturalmente del professor Tulone. La Assolutamente sì. DAD. La DAD infatti era una richiesta che avevamo già portato noi studenti da diverso tempo presso l'università, quello di magari fare questa didattica mista che oggi si sta vedendo nei primi anni. Secondo il mio modesto parere, sicuramente è una cosa che è molto funzionale specialmente per chi non è di Palermo, per chi è fuori sede e poi in ottica No, dell'internalizzazione è aggiungiamo, giusto. mi permette, aggiungiamo anche, andiamo sul pratico, aggiungiamo anche, funziona? Quella è la domanda. Funziona, sì, per il momento ha funzionato, specialmente per chi è il primo anno può confermare perché ha fatto didattica mista e ha funzionato. Possiamo vedere che il nostro Ateneo ha risposto assolutamente bene a questa nuova forma di didattica, sia a livello di lezioni, sia a livello di esami. Quindi per me è un punto assolutamente a favore che l'Ateneo deve portare avanti e su cui investire. Prendiamo questo punto a favore della DAD, sentiamo Adelaide.
Allora, sì, io per lo più mi trovo d'accordo con quanto detto fino ad ora. Sono dell'idea che la DAD Certo, ovviamente lei un comunque po'. con la connessione non è messa benissimo, quindi voglio Mi dire, sentite male? no, arriva così un po' fragilina, ma questo è normale, insomma, capita spesso. Ok. Semplicemente che la DAD ovviamente non può essere un esclusivo metodo di insegnamento, perché è vero che ci ha aiutato tantissimo, ha fatto in modo che le nostre carriere accademiche non venissero bloccate in questo periodo di pandemia, ma soprattutto per chi si trova a procedere con percorsi accademici altamente tecnici, altamente pratici, di sviluppo all'interno di laboratori, all'interno dell'ospedale stesso, effettivamente dico, non può essere esclusivamente DAD. Però, così come mi è capitato anche di parlare con altri colleghi, non dobbiamo dimenticarci quanto sia fondamentale. Quindi, soprattutto nell'ambito dell'internazionalizzazione, non possiamo smettere di utilizzare la DAD. Perché? Perché comunque ci sta aiutando e ci ha fatto comprendere come effettivamente possiamo tutti stare in contatto tra di noi, indipendentemente da dove ci troviamo. Quindi non dobbiamo dimenticarlo. Allora, io naturalmente vorrei far notare che io do più tempo ad Adelaide perché una su tre, una donna su tre, e quindi tutto il tempo che lei vuole può prenderselo. Quindi così, no, no, per essere, perché noi ci teniamo a questa cosa, no? Quindi avremo donne nella prima parte, donne nella seconda parte, insomma, questo è giusto che sia così, ma gli universitari hanno già superato da mo'. Diciamo questo problema che invece resiste ancora a livello politico. Sentiamo Nasello a proposito. Quindi due DAD sicuramente, insomma, fondamentale. Il terzo. Io mi piace pensare alla DAD più come supporto che come elemento che rimarrà per sempre. Ovviamente la situazione pandemica ha fatto sì che la DAD non, cioè, ha consentito veramente di poter andare avanti, nel comparto universitario ha resistito e ha garantito la possibilità di seguire lezioni, fare esami e quant'altro. Quindi l'università non si è fermato, l'università ha risposto bene all'emergenza sanitaria. Però mi piace più pensarla come supporto per tutti gli studenti che ne vogliono usufruire come strumento di studio, però ovviamente il calore di una lezione in presenza o comunque di un'attività accademica in presenza è inevitabilmente più bella, ma al di là del fatto che riuscire a vivere l'università in una determinata maniera ha tanti riesce a garantire tanti insegnamenti, quindi al di là dell'offerta formativa, conoscere gente, conoscere colleghi, però ovviamente mi piace pensarla più come supporto che come unica via. Bene, professor Tulone, andiamo alla prossima. Ovviamente La prossima mi domanda. faccia dire, perché ci stanno seguendo Mi molti studenti universitari, mi faccia dire una cosa, volevo precisare, che ovviamente quello che voi state dicendo noi lo riporteremo ai candidati e i candidati naturalmente poi nel loro confronto avranno modo di rispondervi direttamente. Abbiamo voluto separare le due cose, non perché non volevamo farvi incontrare i candidati, perché tanto li incontrate sicuramente, insomma, voglio dire. Ma proprio per dare più spazio agli studenti. L'abbiamo fatto con questo intento. Professor Tulone. Sì, la seconda domanda è per, diciamo, il problema delle strutture. Abbiamo tanti edifici che devono essere rivisitati, cioè rivisti nella loro bellezza, nella loro funzionalità, ma anche, diciamo, quando parlate di diritto allo studio e diritto a una stanza, avete considerato l'idea di proporre un nuovo studentato, cioè costruire, visto che ci sono tanti, tanti soldi del PNRR, l'idea di poter mettere dentro Palermo un altro edificio a disposizione degli studenti, ben fatto, lo avete considerato? Avete anche individuato, per esempio, un quartiere in cui potrebbe essere comprato lo spazio e costruito un nuovo edificio?
Ecco, perché il professor Tulore sicuramente ha delle notizie di prima mano e quindi lui, io ormai lo conosco, quindi lo so come. Allora, partiamo da Balsamello, ma d'altronde l'università è progettualità prima di tutto, quindi io suppongo che loro sapranno già. Allora, Balsamello. Sicuramente l'espansione dei posti letto potrebbe essere un punto fondamentale, sempre per ritornare al fattore dell'internazionalizzazione, perché comunque così facendo comunque andrebbero ad agevolare tutti quegli studenti che venendo anche da stati esteri si potrebbero integrare con studenti anche di nazionalità italiana o di altre nazionalità anche fuori dalle aule classiche, quindi un doppio ruolo. Sicuramente uno studentato andrebbe fatto in prossimità di poli studenteschi, quindi o nuovamente zona Viale delle Scienze, Via Ernesto Basile, oppure zona Policlinico, in cui comunque cioè, risiede un grosso numero di studenti. L'edificio poi andrebbe valutato nello specifico anche in base alle esigenze che ci sarebbero, in quanto all'interno di uno studentato si potrebbe pensare anche di creare delle aule di co-working, delle palestre, quindi agevolare anche lo studente allo sport, che è una cosa fondamentale. Adelaide, metto dentro anche, c'è un po' di sofferenza in questo argomento che avete vissuto? Sì, abbastanza. Da consigliere d'amministrazione all'interno dell'ERSU, che è appunto l'ente regionale per il diritto allo studio universitario, questo argomento è un argomento che ci tocca particolarmente, perché nonostante il numero di residenze che abbiamo fino ad ora, comunque non riusciamo a far fronte alla quantità di richieste di servizio abitativo che ci arrivano, semplicemente perché Palermo va in qualche modo a recuperare un bacino di studenti che provengono da tutta la Sicilia. Quindi ovviamente il numero di studenti fuori sede è nettamente superiore a quello magari di altre università siciliane, motivo per cui i ragazzi si ritrovano a richiedere anche la possibilità di essere ospitati all'interno delle residenze. Un obiettivo che potrebbe essere portato avanti è lo sviluppo di un campus unico, ad esempio, che possa inglobare all'interno tutti quelli che sono attualmente i nostri studentati, la maggior parte degli studenti, che non sia necessariamente vicino ad un'unica sede, perché non ci dimentichiamo che l'Università di Palermo è sviluppata su sedi, abbiamo Via Machela, abbiamo Via Archirati, c'è il Policlinico, quindi comunque dico, adesso trovare una sede precisa, effettivamente non saprei dove andarlo a collocare, se non in un posto che sia centrale tra tutti i vari, le varie sedi distaccate dal Viale delle Scienze. Quindi, Ma mi scusi, sicuramente. siccome un candidato ha parlato di una sede in Corso Calatafimi in alto, quasi sotto Monreale, questa operazione non è ben vista dalla componente studentesca, perché effettivamente è mal collegato, cioè posso capirlo. Esatto, il problema non è tanto soltanto dove andarla a collocare, ma fare in modo che questo eventuale campus venga ovviamente accompagnato Da da un una via di collegamento. trasporto, da un collegamento che possa essere efficiente, perché i ragazzi hanno comunque degli orari di lezione che non permettono di avere degli spazi vuoti a tali da poter loro passare dal Viale delle Scienze al Corso Calatafimi o peggio ancora da Via Machela nel più breve tempo possibile. Alla fine, diciamo, le strade di Palermo sono quelle. Quindi più vicino è, più organizzato è, meglio è. Vabbè, questo dei trasporti naturalmente ora lo approfondiamo perché è un altro dei temi che abbiamo più volte trattato con i candidati. Volevo, prima di passare la parola a Emanuele Nasello, dire che arriveranno anche Giuseppe Cavaleri, Chiara Puccio, Edoardo Ricci, sempre in rappresentanza del comparto studentesco. Emanuele Nasello, a proposito di questa espansione edilizia. Sì, per quanto riguarda il tema del servizio abitativo, inevitabilmente è un tema delicato perché appunto Palermo è un mega ateneo dove la maggior parte degli studenti comunque viene dalle province.
E quello degli studenti universitari è un tema veramente interessante. Gli ultimi 2 anni, diciamo, a causa della pandemia, diciamo, ha raffreddato quello che è la problematica del servizio abitativo, perché appunto la gran parte degli studenti hanno inevitabilmente deciso di rimanere a casa. Però, diciamo, col post-pandemia, che auspichiamo che nel più breve tempo possibile, diciamo, ci sia un ritorno graduale alla normalità, quello degli studentati sarà nuovamente un tema che l'agenda politica del nuovo rettore dovrà sicuramente trattare, perché è necessario investire in questo settore, è necessario perché intanto per rendere più attrattiva sicuramente l'università, ma per garantire servizi e diritti quindi sempre agli studenti. Facciamo un giro veloce, Tulone, facciamo un ultimo giro con i nostri amici Balzamello, Carista e Nasello e poi Sì, passiamo agli altri la domanda rappresentanti. che ho fatto, non so se si è persa un po', è quella dell'approccio con le lauree in lingua straniera. È ancora possibile o gli studenti hanno qualche ritrosia a lavorare in lingua straniera, soprattutto nelle magistrali? Questo aprirebbe moltissimo l'internazionalizzazione. E vabbè, ma cosa vuoi che le risponda Balzamello, insomma? Dato io la risposta, Balzamello uguale, tanto insomma. Vada, vada, prego. No, lo dico perché nel corso di laurea 10 o 15 anni fa ricordo che la rappresentanza studentesca non era contenta di immaginare una magistrale in lingua Beh, voglio straniera. dire, Ecco. Adesso magari sono cambiati dieci i anni fa, tempi. a parte lei come eccellenza, c'ero io all'università, quindi insomma, non. Vabbè. Allora, prego, Andrea. Sicuramente sarebbe un fattore assolutamente positivo per aprire le nostre porte anche a paesi stranieri, però forse ancora tra alcuni ragazzi che magari 10 anni fa erano una parte molto più ampia rispetto ad oggi, che sarà sicuramente rimasta una parte molto più ristretta degli studenti, sarebbero forse anche pronti ad iniziare questa nuova tipologia di percorsi. Anche perché ormai saper dialogare in una lingua internazionale è fondamentale per tutti noi studenti, perché un domani sicuramente ci andremo a interfacciare non solo con persone connazionali, ma sicuramente anche con persone di nazionalità estera. Quindi credo che sicuramente la maggior parte saranno pronti per intraprendere questo nuovo percorso, anche se una piccola Una parte ancora sarà percentuale, quanto può destinata. essere una percentuale? Voi che state lì in mezzo agli studenti, quanto è? 70, 80, sono d'accordo, sì. Ecco, Assolutamente sì, il resti 70, potrebbero 80. essere intorno al 15-20%. Sentiamo Adelaide. Adelaide, sei d'accordo naturalmente a fare lezioni in E lingua? sono d'accordo, ma sono d'accordo anche perché in realtà già molti docenti hanno intrapreso questo percorso. Ci sono materie che, nonostante le magistrali siano in italiano, comunque vengono portate avanti in lingua inglese. Ci interfacciamo con motori di ricerca inglesi e capita spesso che dobbiamo lavorare proprio con pubblicazioni che ovviamente non vengono pubblicate in italiano. Quindi comunque già gli studenti sono consapevoli che già dalla laurea triennale, ma a partire dalla magistrale in poi, inevitabilmente dovranno interfacciarsi con la lingua internazionale, perché soltanto con l'italiano, non l'italiano solo non basterebbe neanche per poter procedere con la laurea magistrale, figuriamoci poi per il futuro. Quindi comunque lo sviluppo anche di nuove lauree, un po' come è stato per la scuola di medicina che ha aperto la laurea infermieristica che è nursing, che è totalmente in inglese, comunque si può prevedere qualcosa di simile anche per tutta l'università. Statistiche, questo corso sono stati dei corsi pilota, effettivamente dico, se sono andati a buon fine significa che bisognerà continuare su questa traccia. Io aggiungerei che bisognerebbe implementare da prima dell'università, perché ancora diciamo che le scuole medie superiori, insomma, a parte il linguistico, poi tutti gli altri siamo un po' messi maluccio. Emanuele. Io assolutamente favorevole a questa apertura ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese,
Aggiungo un altro dettaglio, appunto, quello di potenziare dei corsi liberi all'atere dell'università, che dove si, appunto, si cerca di far conoscere agli studenti che poi vogliono intraprendere un percorso di specialistica in inglese, in modo tale da poter fruire di corsi gratuiti rivolti a degli studenti che rilasciano delle certificazioni. E quindi aprire anche con un'altra azione, quindi non soltanto perché è necessario frequentare il corso di laurea magistrale, ma anche perché ci sono dei corsi, quindi l'università ti dà un'ulteriore mano. Quindi al prossimo rettore io richiedo anche, richiederei Lei, però non faccia il conduttore televisivo, lei mi faccia fare l'ultima domanda, che questa me l'ero preparata, era l'unica domanda che me l'ho preparato, poi tutto il resto l'aveva preparato tu l'ora. Allora, l'ultima domanda, però dovete essere bravi e sintetici. Andrea, la domanda per i due candidati, la tua domanda. La mia domanda è sicuramente quella di potenziare tutte le strutture che abbiamo, perché sicuramente già siamo ad un ottimo risultato, cercare di potenziare tutto quello che abbiamo e cercare di aprire le nostre porte anche agli studenti non italiani. Bene, Adelaide, domanda per i candidati. Fate in modo che l'università continui e diventi sempre di più studente-centrico, perché il futuro dell'università siamo noi studenti, quindi in base a ciò che noi chiediamo, l'università può andare avanti. Emanuele? Occorre fare sinergia tra tutte le istituzioni per ridare diritti agli studenti e evitiamo egoismi personali e quindi la mia domanda è proprio, la mia richiesta è quella di garantire quanto più possibile, quanto più diritti agli studenti. Bene, io poi aggiungerei, ma questo lo faremo nella seconda parte, quanto diventeranno protagonisti, perché molto, molto spesso, insomma, in tutti i tavoli tecnici organizzati, gli studenti sì hanno parlato, ma poi, insomma, poco si è fatto. Di questo ne parliamo tra poco. Grazie Andrea, grazie Adelaide, grazie Emanuele. Ci rivediamo sicuramente quando volete. Noi siamo Grazie qui pronti a darvi voce, perché noi abbiamo a voi. Grazie mille. Grazie. questo DNA, non c'è niente da fare. Grazie, alla prossima, grazie. Allora, professor Tulone, noi restiamo insieme in attesa di collegare ancora Giuseppe Cavaleri, Chiara Puccio e Edoardo Ricci, sempre a rappresentanza degli studenti, perché ricordo a beneficio di quanti magari si ponessero davanti ai teleschermi soltanto adesso che abbiamo fatto un primo incontro con un candidato, un secondo incontro con un altro candidato e i relativi prorettori che loro avevano nominato, e stiamo facendo questo incontro con gli studenti, e poi faremo un altro incontro, confronto tra i due candidati, il professor Massimo Midiri e il professor Francesco Vitale. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare sicuramente per il futuro di una sua considerazione, visto che vive da dentro queste elezioni? Insomma, lei ormai è il nostro punto di riferimento, insomma, noi faremo come fanno i grandi media, no? La metteremo lì durante le elezioni. Tanto ormai lei, insomma, è entrato in redazione, insomma, Ma cosa ci dobbiamo aspettare? Io spero che l'Università di Palermo diventi un'università di riferimento per un po' tutta l'Italia del Sud, perché abbiamo sofferto moltissimo uno spostamento degli investimenti verso l'Università del Centro-Nord. Questo peso scientifico, questo peso economico va fatto su tavoli che sono a Roma, col CRUI, con la conferenza, diciamo, dei rettori italiani e va chiesto al Ministero di dare più spazio agli investimenti non soltanto delle strutture ma anche dell'organico, perché ricordiamoci sempre che questi studenti che sono bravissimi poi dovranno trovare spazio anche dentro l'università, cioè Vabbè, nel senso come non dica tutto lei, ricercatori faccia dire e come basta perché li assegnisti. abbiamo in collegamento. Allora, saluto Giuseppe Cavaleri, Chiara Puccio e Edoardo Ricci. Bentrovati a tutti, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie. Salve, buon pomeriggio. Allora, ripartiamo. Abbiamo fatto già, non so se siete riusciti a seguire anche i vostri colleghi che hanno precedentemente fatto le loro dichiarazioni. Abbiamo avuto delle difficoltà ad ascoltarla in questo momento, adesso l'immagine è un po' Vabbè, quello che ferma, però dico la. io, guardi, è proprio non gliene può fregare niente a nessuno, quindi facciamo parlare agli studenti, che è la cosa principale.
Sì, certo, possiamo cominciare a chiedere agli studenti che tipo di mobilità e di interazione loro immaginano tra l'Università di Palermo e la città di Palermo o la provincia quantomeno di Palermo. Avete dato delle soluzioni per quelle che sono le difficoltà logistiche di mobilità per i fuorisede o Ecco, anche perché per le dovevamo persone? approfondire proprio su questa cosa dei trasporti, che è una delle note dolenti, no? Uno dei nodi di Palermo, Allora, sì. Sì, Cavaleri, cominciamo con Giuseppe. Giuseppe. eccomi. Naturalmente il problema, diciamo, della città di Palermo non può che esserci, cioè la città di Palermo non è vista come accade in altre città di essere una città universitaria, cioè deve saper accogliere i propri studenti e questo non può avvenire essendoci un collegamento tra l'università e tutta la città di Palermo e provincia, naturalmente. Dal canto nostro ci aspettiamo che l'università con tutta, diciamo, con la città si adegui e inizi a creare una struttura di riferimento anche riguardo ai trasporti. Penso anche al CUS, al CSU, al Comitato Sportivo Universitario. Non so se poco fa ha parlato già il mio collega, il mio eletto al Consiglio Sportivo Universitario. Cioè, è un tasto un pochettino, diciamo, carente della nostra università, perché c'è questa struttura che è molto funzionale, che però non viene adeguatamente sfruttata da parte degli studenti. Perché? Perché si ritrova, diciamo, dall'altra, non dico dall'altra parte, ma raggiungerla viene un pochettino difficile da parte degli studenti. Quindi andare a garantire un servizio da parte dell'università, da parte del comune che mette a disposizione una navetta per gli studenti, questa sarebbe una Allora, soluzione le ideale. dico, Cavaleri, le dico che già adesso non mi ricordo quale dei candidati, perché io ho una memoria ormai, insomma, abbastanza anziana, quindi insomma, si sta deteriorando la mia memoria. Però qualcuno ha parlato di navette che saranno messe in campo dall'università. Già hanno affrontato la discussione. Quindi, perché siete stati voi a chiederle? Sì, l'avete chiesta voi. Facciamo parte tutti della stessa coalizione, quindi diciamo portiamo assieme le proposte da parte della rappresentanza della studentesca a chi di competenza. Basta Quindi perché lei non è una donna. Allora, Chiara, per cortesia, no, perché sennò prendono campo. Io devo dare più spazio alle donne. Allora, Chiara, grazie, Alfredo. dica Mi quello che allaccio. vuole. Quando vuole, anzi, sarà lei a dirci basta, non parlo più. Dica. Vita notte. Mi riallaccio a quello che ha detto il collega. Molto spesso abbiamo sentito parlare di Palermo città universitaria da parte dell'amministrazione. Sicuramente sono state messe in campo moltissime attività e azioni, però questo non basta, considerando che la maggiore percentuale degli studenti sono studenti fuori sede, quindi la mobilità non riguarda soltanto i trasporti all'interno del campus, ma anche dai vari paesi limitrofi alla città di Palermo. Sicuramente una convenzione con la città di Palermo e con tutti i servizi di trasporto è fondamentale, ma chiediamo anche al rettore, ma anche all'amministrazione locale di prendersi cura dei propri studenti anche sul versante della sicurezza, perché sicuramente il campus universitario e tutti gli altri poli decentrati, insomma, e strutture decentrate nella città pullulano di ragazzi e sicuramente la Sono sicurezza, collegate male. oltre ad essere collegate male, Non sono sicuramente c'è un collegate. problema, di mobilità, però è un fattore da attenzionare, come è un fattore da attenzionare, oltre che le strutture, i miei colleghi hanno parlato anche del collegamento con il mondo del lavoro. Palermo, uso un termine forse non appropriato, sforna sicuramente degli studenti brillanti e questo deve essere una ricchezza per la nostra terra, perché non possiamo permetterci, molto spesso accade che gli studenti vadano fuori al nord. Dobbiamo, l'università, la regione, la città deve investire e deve investire anche per creare un collegamento con il mondo del lavoro. Il servizio alla laurea ha dato i suoi primi frutti, ma ancora è una strada in salita. L'università deve fare da ponte con il mondo del lavoro, con il mercato del lavoro, perché, ricito il professore, dobbiamo diventare punto di riferimento del Mediterraneo e soltanto sfruttando quelle che sono le nostre eccellenze,
nella formazione possiamo arrivare a questo punto. E ovviamente la ricerca non deve essere al secondo posto, ma e questo può avvenire soltanto con uno stretto dialogo con gli organi competenti, quindi il Ministero, con Roma, per investire ancora di più nella ricerca, perché dobbiamo guardare a 360 gradi a quello che gli studenti vogliono fare nel loro futuro, dalla libera professione all'insegnamento universitario, e questo può avvenire solo se i fondi, se vi è un lavoro di concerto tra l'università, la città, la regione, ma anche il governo nazionale. Io ho poi una domanda piccante per tutti e tre, quindi preparatevi. Allora, Ricci, una sua considerazione a proposito dei trasporti, i collegamenti, i poli? Dica. Sì, allora, fondamentalmente è necessario che vengano potenziate tutte le attività che permettono il trasporto attraverso i vari poli dell'Ateneo, le varie sedi distaccate. Quindi noi ci aspettiamo un input propositivo da parte della governance del nostro Ateneo per collegare meglio sia tutti i vari poli del nostro Ateneo, ma allo stesso tempo, come ha detto Chiara, si deve cercare di creare appunto un ponte con il mondo del lavoro, cioè si deve cercare appunto di sagomare lo studente attorno ad un progetto, che appunto lo studente ritorni al centro di un progetto, che il progetto parta appunto da un miglioramento dei trasporti, quindi da nuove convenzioni che vengono stipulate con i vari enti che si occupano del trasporto, quindi un potenziamento dei mezzi che possono collegare l'Interland con Palermo e anche tutti gli studenti fuori sede che vengono da altre province. Quindi è necessario, ora come non mai, potenziare con il ritorno in presenza che si prevede comunque nei prossimi mesi, cercare appunto ora come non mai di potenziare questi accordi e queste stipule di convenzione. È vero, vi comincio a lanciare qualche post, anche perché adesso insomma sta salendo l'interesse, quindi scrivono sulle nostre pagine social. Allora Salvo per esempio ci scrive: se la regione siciliana non crea aziende col C puntini puntini, rimangono i giovani, hanno dato posti solo a raccomandati. Professor Tulone, questa è un'altra problematica? Questa è una problematica enorme, diciamo, il discorso dello spazio per i bravi in Sicilia è un... Vabbè, mi è arrivato Brunetta, adesso sta cominciando ad aprire alle assunzioni della pubblica amministrazione. Sa, il problema principale è che, al di là del fatto che a noi dispiace che in un mondo aperto a tutti qualcuno possa cercare lavoro all'estero, il discorso è un altro. Noi investiamo nei nostri studenti perché li formiamo, siamo pagati dall'Italia per formare degli studenti che diventano lavoratori e che dovrebbero quindi creare anche lavoro. Se li facciamo scappare, non diamo l'opportunità, è un investimento che va in fumo. Quindi lei dice la regione non fa, cioè non attenziona soprattutto coloro che escono dall'università. No, il problema è duplice, cioè il problema di chi esce dall'università, che deve trovare lavoro all'interno anche dell'università, nel senso con un assegno di ricerca o con... I più bravi dovrebbero avere qualche cosa in più per tentare di trattenerli da noi. E poi c'è un altro problema, che è quello della selezione dentro l'università, quindi il numero chiuso, cercare di coinvolgere nella terza missione. Questa è una cosa che io dico agli studenti: nella terza missione, che è quella che noi docenti dovremmo avere per cercare di coinvolgere le scuole verso l'università, perché non siete anche voi parte, non fate anche voi un passo avanti? Esistono dei progetti si dice di curvatura biomedica, che sono andati avanti in diverse università, in cui noi docenti siamo stati coinvolti per evitare o limitare il problema del numero chiuso a medicina. Ecco, secondo me quei progetti, che sono progetti in cui si va incontro alla selezione, quantomeno dal liceo o dalle superiori all'università, potrebbe essere un modo di coinvolgere anche voi ragazzi, che aiutate i ragazzi più giovani a scegliere meglio la loro strada.
Questo per quanto riguarda il Ma passaggio da scuola. questo mi pare che si fa, insomma, un po' di tempo, io l'ho visto, insomma, gli il coinvolgimento si... degli studenti, per esempio delle magistrali, per andare verso la scuola non è così tanto... Non è tanto quello che, insomma, non è quello sì, che servirebbe. Vabbè, mi faccia fare la domanda piccante, sennò poi non ci arriviamo più. Allora... partiamo sempre, facciamo lo stesso giro. Cavalieri, Puccio, Ricci, Cavalieri, avete voce in capitolo? Con l'amministrazione? Se no con chi? Con mia sorella? Cioè, voglio dire, io la posso chiamare mia sorella, però non so se le dà voce in capitolo. Guardi, io giungo ormai al termine, diciamo, della mia esperienza in zanato accademico e in 2 anni devo dire che ci sono stati momenti in cui ci siamo fatti sentire e ci hanno anche ascoltati, come, diciamo, momenti in cui ci hanno anche chiuso le porte in faccia. Per esempio? Mi interessano le porte in faccia, per esempio? Le porte in faccia, ad esempio, ricordo una problematica che è ormai da diversi anni che si porta avanti. Purtroppo non tutti vanno a leggere il calendario didattico. E seconda cosa, si ritrovano a non poter usufruire dell'appello di novembre in entrambi gli anni accademici, perché chi si iscrive part-time divide l'anno in, diciamo, 2 anni accademici. Diciamo, questa è una problematica che è da molti anni che va avanti. Tra l'altro anche la mia collega Chiara Puccio, che era prima di me in Senato, hanno affrontato questa problematica. Ecco, me la faccia sentire, basta, lei non è donna, ecco, non è, scusi, si deve, no. La interrompo, io la donna non la interrompo, guardate che meraviglia, è l'unica che ha fatto pure la scenografia dietro, da Instagram praticamente, sembra una foto da Instagram, no, è bellina, no, è bellina, mi piace, no? È molto televisiva, insomma, questa cosa, complimenti. Allora, dica lei, per favore, dica lei quello che c'è da dire, avete voce in capitolo, la verità. Abbiamo voce in capitolo, ma è ancora troppo poca. Penso che la rappresentanza studentesca, ecco, mi prendo una nota polemica. Quest'anno c'è stata molta attenzione per le lezioni degli studenti e non penso sia casuale. Però non deve rimanere soltanto focalizzata a questo momento elettorale in vista di elezioni molto più grandi. Gli studenti hanno tantissime cose da dire e soprattutto consideriamoli persone responsabili. Gli studenti non sono quei ragazzi che vogliono prendersi, hanno bisogno soltanto della materia, del 18 per andare avanti. Gli studenti possono mettere in campo sicuramente dei progetti molto validi e molto importanti. Oltre l'appello di novembre, la digitalizzazione delle biblioteche è stato un forte problema durante il periodo pandemico, perché la maggior parte dei laureandi nelle facoltà umanistiche sono ritrovati in difficoltà per non avere a disposizione anche i manuali e i materiali su cui poter scrivere le proprie tesi, anche sperimentali. Il counseling è uno sportello di ascolto, sicuramente c'è stata attenzione da parte dell'Ateneo, ma non basta. Cioè, gli studenti sono ritrovati totalmente catapultati in difficoltà durante questo momento, quindi sicuramente la voce degli studenti è ascoltata. Io ho fatto parte dell'amministrazione uscente e cito una vittoria su tutte le altre, il Liberto Alias e poi la No Tax Area, l'ampliamento. Sono tutte cose che abbiamo messo in campo noi studenti, però non basta. E sicuramente, penso che parlo anche a nome dei miei colleghi, auspichiamo anche un confronto molto frizzante con i due candidati e non soltanto con le associazioni studentesche. Allora, facciamo così, vi regalo, ma solo perché ha parlato una donna, vi regalo anche un altro appuntamento, due di voi, poi li eleggerete, naturalmente li incontreranno, va bene? Così facciamo anche il quarto, quinto, poi chi lo sa quando, tanto è al 27 luglio l'elezione, così le facciamo tutte. Allora, adesso sentiamo Ricci, io volevo invitare tutte tutti i generi, non ce l'ho fatta, quindi lei faccia l'LGBT, va bene? Lei rappresenta... No. Ricci, va bene? Può rappresentare LGBT lei? Va bene. Ecco, perfetto. Mi diceva no, guardi, la massacravo. No. Diciamo che come voce in capitolo sì, ne abbiamo, ma come hanno detto i miei colleghi, ancora in maniera insufficiente. Cioè, ci siamo presi molte volte dei no, nonostante credessimo molto nelle idee, nelle proposte in cui crediamo sempre. Però diciamo che le porte in faccia sono uno sprono per fare ancora di più e per insistere.
quindi lei, diciamo, lei ce n'ha una di porta in faccia da ricordare? Che è ancora una problematica che non si è risolta? No, diciamo più che altro un potenziamento serio nella nostra scuola di medicina e chirurgia delle attività di tirocinio, però appunto insistendo e continuando ad insistere, alla fine la voce degli studenti può essere ascoltata ed è questo il nostro obiettivo, cioè quello di far sentire sempre più forte la voce degli studenti e che insistendo speriamo di farcela. Professor Tulone, ne ha un'ultima, breve, perché sennò non ce la facciamo poi, io ne devo fare un'altra che è quella proprio di rito. Non ho ben capito dagli studenti come pensano di risolvere il problema del numero chiuso per gli studenti dei corsi di medicina o tanti altri corsi. È una di quelle difficoltà che hanno quasi tutti i ragazzi maturandi. Ecco. Voi che idee, che proposte avete? Allora, facciamo giro. Cavaleri. Ma riguardo il numero chiuso, cioè, parlo più in generale, magari è una problematica che ormai penso al 2021 deve essere superata, perché ormai il diritto di studio deve essere garantito a tutti e quindi tutti devono avere la possibilità di intraprendere un percorso universitario e, tra virgolette, mettersi alla prova. Poi naturalmente ci sarà sempre lo studente che andrà avanti e lo studente che purtroppo non continuerà la carriera accademica. Naturalmente c'è già io ormai questo è il quinto anno che sono all'università e in cinque anni si sono fatti passi da giganti riguardo all'abolizione del numero chiuso. Molti corsi ormai stanno andando più gradualmente a essere numeri aperti. Riguardo a medicina, il problema penso sia molto più ampio, forse ne saprà di più Edoardo che più del campo. E allora sentiremo Edoardo, mi faccia sentire la Chiara, che sicuramente è fattibile questa cosa secondo lei dal punto di vista proprio? È fattibile se le strutture migliorano. Assolutamente il diritto allo studio non può nel 2021 ancora essere un problema, non può ancora essere un punto di un programma elettorale, perché è allucinante che dobbiamo ancora preoccuparci di accesso allo studio. Quindi, come diceva Cavaleri, sicuramente i passi da giganti sono fatti. Su medicina penso sia anche un problema legato all'ampiezza delle aule e alla qualità della didattica, ma anche lì la discussione deve essere affrontata in maniera seria, perché ogni anno sentiamo sempre lo stesso problema: no al numero chiuso, aboliamo il numero chiuso, però poi nella fattispecie e nella pratica non si riesce mai a trovare un accordo. Preparatevi una domanda a ciascuno per i candidati. Ricci, chiudiamo con questa cosa del numero unico e del numero chiuso. Ci sono fondamentalmente due problemi. Il primo, che come hanno detto i miei colleghi, è di carattere strutturale e di rete formativa per le attività di tirocinio, cosa che attualmente impedisce, cioè il mio corso di laurea, quello di medicina e chirurgia, impedisce un numero aperto. E il secondo problema, che invece è a livello nazionale, è il cosiddetto imbuto formativo. Ovvero, non è che attualmente manchino medici laureati, mancano medici specializzati. Quindi se deve essere come volontà e per garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti, deve essere garantito il numero aperto a medicina, deve essere fatto parallelamente una riforma del post lauream, quindi delle scuole di specializzazione con un aumento massivo dei contratti. Quindi diciamo che sul problema del numero aperto ci sono questi due problemi, che se a livello nazionale si comincia a lavorare seriamente per ampliare in maniera massiva i contratti per le scuole di specializzazione, allora lì arriveremo davvero a una rivoluzione nel campo medico. Benissimo, domanda secca, però mi raccomando, per i candidati. Cavaleri, una domanda per i due candidati. Se si penserà di utilizzare negli anni futuri anche la didattica a distanza come supporto per la didattica in presenza. Bene, andiamo a Chiara. Domanda provocatoria. Sì. Un controdomanda: tre motivi per i quali gli studenti dovrebbero votare uno o l'altro candidato. Voglio sentire questa volta anche da loro e farci convincere anche dai due candidati. Lei è già candidata per condurre un format. Andiamo a Ricci. Ricci, dica. E come i due candidati vorrebbero approcciare nella stesura del calendario didattico che sia a misura di studente, quindi maggiormente flessibile e più adatto in base ai vari corsi di laurea e dipartimenti. Bene, allora noi gireremo assolutamente, così come i vostri colleghi hanno fatto nella prima parte, Balsamelli, Logarista,
e Nasello, Cavalieri, Puccia e Ricci hanno fatto la loro domanda ai candidati che noi gireremo proprio nel prossimo appuntamento. Professor Tulone, vuole fare una chiosa da un minuto esatto? Pronti via? Ma allora, io vedo questi ragazzi e capisco che realmente loro sanno quello che l'università deve essere nel futuro. Quindi il mio auspicio è che chiunque sia il rettore ascolti gli studenti e ascolti anche qualche docente un po' più giovane che sa comprendere gli studenti più degli altri, perché l'università è il trampolino di lancio per tantissime attività economiche, sociali, e deve essere il fulcro della nostra società. Noi creiamo gli studiosi, dobbiamo dare spazio agli studiosi all'interno dell'università e dare tutte le opportunità per trovare un lavoro dove vogliono loro, anche vicino casa, anche nella nostra regione. Cerchiamo di pesare di più, di contare di più a Roma e di chiedere che l'università, come ha detto Chiara, che l'Università di Palermo diventi il centro dell'università di tutta l'area del Mediterraneo. Questo significa rilanciare l'Università di Palermo. Bene, grazie a tutti. Naturalmente vi inviteremo ancora per continuare a parlarne. Abbiamo ancora un po' di tempo di incontri. Grazie veramente di cuore e buon lavoro. Grazie.